vorrei sapere che cosa intendete dire tutti quanti siete con questo tono ironico. No, dico tutto all'uso continentale voi. Parrata, massaggi, fregagioni. Ah, e me ne vanto. Viva la faccia del continente. Dove c'è gente evoluta, gente di spirito. E non gente incotronita nell'ignoranza e nei pregiudizi come qua. Signori! Come va? Caro signor Cesei, mi rispetti. Grazie. Grazie. Stavamo parlando appunto di questo. Prego, prego, prego. Lo dica, a questi selvaggi, che altro mondo, che altro spirito che c'è in continente. Qui si muore di ipocondria. A dire la verità, qua in Sicilia mi trovo benissimo, sì, ho trovato tutta gente gentile, ospitale, piena di cuore. Ah, certo, per questo sì, col forestiero noi ci comportiamo bene, il forestiero per noi è come il verme nel formaggio. E tra di noi che ci ammazziamo e ci spariamo per lui. Ma qui è un'altra cosa, il forestiero sta benissimo. Basta che non guarda femmine, però. Se no, con la prima scopettata ci fanno saltare la testa. Lei cerca la testa e non la trova. Ma del resto qua lei, le femmine, le donne, dove le vede? A dire il vero. Va bene, ma ora c'è la vostra signora, Don Cola. E lei, tenente, può corteggiare perché Don Cola lo permette. Caro signor Liborio, non mi spingerò mai a tanto. No, signor tenente, lei si deve spingere, altrimenti mi costringe a spingerlo io. Gli voglio dare una lezione di saper vivere a questo animale selvaggio. Eccomi qua! Sì. Buonasera. Ciao. Signora. Il tenente Galletto, la mia signora Milla Milord, romagnola. Suo compaesano. Caro signor Cece, io sono Basilisco. Che bestia questa picciotta! Lo compatisca, signor tenente, no. Sa? Non lo strapazzare così, povero signor Cece. Su, via, venite qua, su. Sedete vicino a me, da bravo. Posso sederle accanto io pure? Sì, se non avete ancora detto mamme. Vedete che scilinguagno, che verve che ha, che spirito. Non mi avete ancora baciato la mano? Se Don Cola permette. Oh! Cola! Che fu? Non hai udito? No, non ho udito. Attendo il tuo permesso per baciarmi la mano. Che stupida! Che sciocco! Bacia, cretino, bacia. Don Cola, allora io magari, Ma sì, come magari? Vai pure, bacia. Vede, signor tenente, come sono questi ragazzi? Appena si vedono un po'. Sa, però abbondano. Se non si ci gira i rubinetti, non la finiscono più. Allora, se sa, c'è un poco di pazienza, basta, E che c'è? Basta. Vossi è prima dà il permesso. Va bene, permesso, figlio mio, questo concedo, Non è permesso. Allora, le porre, facciamo un po', Signor Prete, prego. Cara signora, lei si trova bene qua giù? Ah, benissimo. Scusami, la... Veda! Per me questa non ci capo. È una villeggiatura della quale avevo tanto di bisogno, perché l'arte mi aveva un po' sciupata. La facevo con molta passione. Allora lei è artista? Ah, che vuol dire? Artista lirica. Cantava l'Otello, l'Ernani, sì, il Mefistofole, la Petaflì, prima stella assoluta di Cantella. Mi congratulo. Allora questo per lei è un riposo. Oh sì, un dolce riposo. Dolcissimo. E poi veda, la Sicilia è così bella. Tutti questi colori, tutti questi odori. È che odore della Sicilia. E poi cosa è così caro, gentile e premuroso. Bondato, Milla. Indulgente. Bondato. Non credevo di trovare in un siciliano un tipo di così facile adattamento ai nostri usi. Un po' spregiudicati, se vogliamo. Ma spregiudicati nel senso buono della parola. Spieghiamoci. Non è vero, cosa? Io e Milla ci siamo capiti subito. Ah, sicuro, la stessa reciproca fiducia. Ma poi un uomo delizioso, il mio colino. Guarda che fai, Milla.
Cola, chiamami Cola qua, sai, Cola. Così caruccio, Colino. Sì, è caruccio, ma vedi, è più adatto per un bambino, per un giovanottino. Io oramai sono un uomo adulto. Ma tu sei caro, indulgente, gentile. Lo so, ma vedi, Caramilla, del resto qua non è che era tanto facile trovare un simile adattamento, sai, qua. Già, perché non tutti siamo stati in continente come a Don Cola. Sì, perché nel caso ci andavate voi altri e tornavate con l'aria continentale come me. Io avevo la predisposizione, io avevo l'ispirazione. Io, appena ho passato lo stretto di Messina, subito ho detto sono a casa mia, senza scosse. Milla, che ho sentito scossi. No, io. Per niente. Difatti, anche per l'accento. Vero? Ah, sì? Non si sente che il siciliano Don Cola? No, non diciamo storia, si sente. No, non si sente. Un pochettino, ma si sente. Ma io, vedete, signor tenente, io col contagio. Col cosa? Col contatto, appena passo lo stretto di Messina che mi porta in Roma, io ho subito la facoltà di prendere la corca. Pentintirintina! Che poco di giochi! Fermatini, pasta la vostra! Le possono acciaccare. Voilà. Chi è? Che fuochi? Mi dice la testa che oggi qua finisce a pasticcio, finisce. E perché? Fai conto che viene tua sorella con Clementina. In ba. Trovano la tua signora qua, che succede? Ma insomma, voi altri che vi siete messi in testa che io non devo far entrare Milla nel circolo? Io sono socio. No, non dico questo, ma leviamo l'occasione, no? Si può trovare una scusa e far entrare la tua signora nella sala di biglietto. E vabbè, trovala tu la scusa, perché io di queste figure con le donne continentali non le voglio fare. Parlaci tu. Perché no? Come ho? Perché? Io non ho confidenza, non ci ho parlato mai. Parlaci, pecoraio, parlaci. Vedrai che donna gentile, squisita, che è spiritosa. Avanti, vai, le faccio un berretto. Avanti, può parlarci, no, forza. No, non è quello. Aspetta, facciamo così, va. Ehi, signori, chi se la vuole fare una partita a biliardo, eh? Questa è una bella idea. Gioco. Tu, Delia. Prontissimo. Sì, gioco. Tenente. Sì, là. Una partita a biliardo. Partita a biliardo. Fai una partita. Don Lucino, se la passa a Sara. Vedere giocare a biliardo. Ma mi piacerebbe di più giocare, veramente. A Boggetta? Sì, signore. A Boggetta? No, a Bazzica, Carambola, a Carolina. A Bazzica. Allora, se vuole, se la fa una partita con noi. Ma sì, che me la faccio, andiamo, ragazzi. Brava, signora Milla. Su, ragazzi. Andiamo tutti, a biliardo. Andiamo tutti, forza. Andiamo. E dove va? Come dove vado a giocare a biliardo? Se viene tua sorella, non trova nessuno qua, piglia e si ficca là dentro. Tu aspetta qua. Signor tenente? Sì. Cosa sì. Fa sulla porta? Aspetta forse qualcuno. No, nessuno. Allora venga con noi. Se andiamo, ma venga, signor tenente. Andiamo. Signora Milla, dove? Venga, ragazzi, vengo. Andiamo, su, si spinga. Avanti. Permette che mi spinga? Si spinga. Carino, vieni anche tu, caro. No, purtroppo sono in castigo. Voi che fate? Non giocate? No, signore, non gioco a biliardo io. No? E perché? Perché non so trattare con le signore continentali. Eh? E poi non mi so privare del mezzo toscano. Già, e nemmeno della berritta. Sì, signore, ma sono di quelli che non la perdono in mezzo alla folla. Cosa mai si dovesse perdere la razza? Razza siciliana antica, caro Don Cola, e me ne vanto. Proclotilde, Cavernicoli.
Impressionata, ecco. Aspetta un momento. Da qui così. Da lì. Un momento. Vuoi tanto per un giorno? Riparto. Ho detto che non c'è, di là non c'è, non c'è nel circo, non l'ho visto, non l'ho. Poi di là si gioca d'azzardo. E Michelino cacciato là dentro, guarda che se Michelino gioca l'ammazzo! Si deve giocare, Michelino, i pappagalli, ci passate un soldo al mese, se stipendio. Siete. Dunque, mi ha detto Lucino che mi vuoi parlare, c'è sì, cosa? C'è cosa, Clementina vai a vedere il presepio. Sì, no, ma... un momento, ma quale presepio? Perché si deve alzare, un momento, c'è tempo. Perché ho una cosa che riguarda lei. E giusto appunto, riguarda lei. Insomma c'è una nuvoletta lontana. Di buon tempo? Pari, sì. Oh. Buon Natale. Buon Natale. Signora, grazie. A lei. Allora, di buon tempo? Pari. Sì. Come si chiama? Il tenente Galieno Galletti. Allora, la nuvoletta è vicina. Senti, mandò una persona per stare terreno. Ah, ok, Cruce non fosse malo. Ma che ne sappiamo noi altri se è giocatore, se beve. Buon Natale. Auguri, signore. Natale. Oh, signora. Buonasera, signora. Oh, buonasera. E buon Natale. Anche a lei. Sentite auguri, signore. Signora Leguoria. Se ci piacciono i fimbene. Ah, mi fai ridere. Ma se non ci piacessero i fimbene, il signor tenente si picchiasse a Clementina e si prenderebbe un bel cane da caccia. Bocca brava! Bravissimo. Senza offesa per nessuno al circolo di Venosa ero il primo di tutti. Si vede! Prego. Sì, grazie. Dirò io. Posso tirare così? Sì. No. Così è più bello, no? Scusi. Oh, tenente. Scusi, c'è anche la sua signora madre. Sì, c'è la mamma con mia sorella Clementina. Vuole continuare per me la partita? Sì, grazie, tenente. Possiamo tirare in tre? No. Anche lei, sul serio? Così, le mani così, tutte le sedi. Che fu? Stanno giocando, giocano. Senti una cosa, Cola. Sì. Io pensavo, tu che conosci tutto in continente, non potessi pigliare informazioni. Io conosco tutto in continente, ma Marastella, ma ti pare che il continente è l'isola di Pantelleria? Oh, ecco la nuvoletta. Signora, signorina. Signor tenente, a quel che vedo lei è amante di gioco, eh? Ma per carità, signora, io giocavo a biliardo così per fare contenti gli altri, ma ora continua la partita per me il signor Michelino. No. Mio figlio? Sì. Ma come, signor tenente? Lei prima dice che non gioca, poi non soltanto gioca, ma porta anche mio figlio sulla strada del vizio. Ora, Michelino, l'accomodo io. Cosa hai visto? Niente, siete, non è che ti figure. Vedi, qui c'è un equivoco, Marastella. Il signor tenente non è giocatore. Ecco, ma siccome c'è un forestiero di passaggio di Gran Michele, per dovere d'ospitalità ci stanno facendo una partita a biliardo, vero? Un momento, muto ancora. Parli lei, signor tenente. Non so, signora, io giocavo a biliardo con quel signore di Gran Michele. Sì. Mi scusi, signor tenente, ma a me mi piacciono le persone che non conoscono nessun gioco, neanche l'asso piglia tutto. E mia figlia come me sa, siamo da razza. Fanno bene, chi ama il gioco non ama il lavoro. Io conosco il biliardo così come conosco la scherma, perché è un esercizio del corpo ed è bene che un ufficiale la conosca. Sotto le armi è obbligatorio, mi pare, sì. No, sì, ma sì. È sicuro di no? Dica di sì che qua finisce a bastonate. Ah, come bene, preferisce lei, cosa vuole che le dica? Signor tenente, lei ha disertato il gioco, ma Michelino ha perso per lei. Bene, sa? Però pagare. Paghi, paghi, venga, prendersi la rivincia. Su, ma non facciano gli orri. Andiamo. Signora Milla, stiamo aspettando. Michelino! Su, andiamo, signor tenente. Michelino, andiamo, sì. Su. Questo signore, quello che sta facendo dopo sarebbe il forestiero di Gran Michele. Non è vero, signor tenente? No, io vedo che lei è una persona molto seria, me ne congratulo. Farà una bella carriera, ce lo dico io. Ma un momento, ma che cosa hai visto? Che cosa hai visto? Mettiti a sedere. No, aspetta, io cado, vengono tutti i forestieri di Gran Michele. Michelino! 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 Mamma, mi chiamaste? A caso, ti conti con tuo padre, tu Clementina, amalina. Ma veda, signora, la prego. No, la prego io, signor tenente, la prego di non rivolgermi più la parola, perché io non so lei chi è, a che razza appartiene, e tu ne sbarcavo. E con queste parole la lascio. Arrivederla, carina. Andatemi, meraviglio di via, Cola. Ma se sei capelli bianchi. Andatemi, Clementina.
Mia sorella è una donna nervosa, un po' vivace, ma sa, alla lunga poi sarà una buona suocera. Ma mi faccia il piacere, mi faccia il piacere. Ma guardi, se io avessi potuto dire alla signora che mi invitò a giocare con proprio suo marito... Ma sa che cosa mi ha detto? Non so lei chi è, ma che razza appartiene, da dove sbarcò? A me, da dove sbarcò? Vabbè, ma l'avrà preso per un tenente di vascello. Ma che tenente di vascello? Non mi faccia ridere, non mi faccia! Tenente di vascello! La prego, signora. Buon Natale. Buon Natale. Signor Duccio, sta bene? Sì, a posto. Signor tenente, buon Natale. Vede, queste sono la madre e la figlia. La prego, si calmi, signor tenente, se lei la prende così... Passi. Dai. Quella mossa è contromossa, tutto quanto si scomposta. Sì. Tornimi di col mio tesoro, visto che li voglio, pensaci tu a fare finire questo scandalo, ma se no ti rimetti, hai capito? Vabbè, non fa niente, vuol dire che faccio circolo a casa mia come a Roma. Benissimo, vedrete, altro che questo circolo povertoso e retrogrado. Da domani il casino a casa mia. Dove sta? Ma dove guardate? No, in quell'altra camera. In quell'altra camera. In camera da letto. In camera da letto. In camera da letto, guardate. Sì. Don Filadelfio. Non si vede niente. Dato che siete orbo, Don Filadelfio, datemi questo binocolo. Ma Milla c'è. Sì. Che fa? È in disabilié. Si spoglia, vero? No, è in disabilié. Guardate. Bellissima! Bellissima! Milla? Sì? Milla? Colino, hai fatto presto? Sì, certo, abbiamo fatto tutto e due presto, stamattina. Beh, che ti prende? Che mi prende?
Perché mi guardi così? Ma perché non ti posso guardare? Ma che hai, Colino? Non ho niente, perché? Che mi vedi, non ho niente. E poi ti prego di non chiamarmi più Colino. Perché? Ecco. Perché non sono quel Colino che pensi tu, sai? Oh, senti, non cominciare a farmi il siciliano geloso. E ricordati il nostro patto. Se non t'avessi stimato uomo di spirito, non t'avrei seguito fino a qui. Certo. Tu, quando ti vuoi fare ragione, batti sempre sopra l'uomo di spirito. E io per fare l'uomo di spirito devo fare un Colino. Quando vero? Voglio farmi ragione? Ma cosa significa questo linguaggio? Ho forse dei torti verso di te? Non ha detto questo. Mi son forse cambiata in questi 6 mesi? Milla, cosa sta dicendo questo? Allora, sei tu invece che ripigliando l'aria del paese cominci a guastarti, a vivere di sospetti, di pregiudizi, a perdere quel bel carattere, quello spirito superiore che t'eri già fatto. E non sai quanto mi dispiace, ma non per me, per te. Per me? Ma scusa, perché io sono stato sempre uomo spiritoso, ora che fa mi è passato tutto lo spirito? Forse io che ti ho fatto qualche scenata di gelosia. Non l'avrei sopportata. E allora, scusa, forse ti ho proibito di vivere a modo tuo, Milla. Sarei scappata via. Ma allora, scusa, perché allora, mi dici questo? Allora, adesso che cosa hai? Ma perché, che cosa ho? Hai una faccia. Perché, che faccia ho? Che mi vedi? Brutta e scura come la notte. Vero? Sì. Veramente scarso Lilla, Milla, Millina. Guarda come ti parlo così. Quello che mi passò. A me mi passa sempre. Come sei, caro, ecco, io ti voglio sempre così, vedi? Sì, sì, sempre, sempre così. Caro, caro, sempre così. Caro mio, vieni qua, caro. Caro, vedi come sei carino così, bello. Senta una cosa, Milla. Dimmi. Che cosa? Come sei caro, così sei simpatico, dolce, gentile. Ti ho preso per il collo stavolta. Mi hai fatto una collana. No, non fare cattivi pensieri, sai, Bill. Un bel cesto di bastardone di incerate, di quelle belle. Buonissimi, caro. Permesso! Permesso? Chi è suo permesso? Entri senza aspettare la risposta. Che cosa c'è? C'è un signorino Don Michelino. Michelino? E c'è bisogno di annunciarlo a mio nipote Michelino? Non lo puoi far entrare? Se la signorina vola così. Ma certo, perché tuo nipote deve poter entrare quando gli pare e piace. Ma scusa un po', ma no. Se mi trovasse nuda? Io non volevo dire, figlia, di farlo entrare qua. Io di farlo entrare, guarda che fai. Giusto, farlo entrare nel tenello. Dove? Tenello. Avanti, di là, nella camera del ricevere, fallo sedere. S'accomodasse. Milla. Oh! Zucola, sei Venerica. Michelino, Zucola. Che vi è accaduto? Zucola, sono caduto da mula. Della mula, sì, signora, bravo. Che cosa ti facesti in tuo braccio? In tuo braccio, Zucola? No, niente, mi dislocai. Che cosa? No, niente, dici che si è trasferito, insomma, sì, una lussazione. Sì, signora, Zucola. E perché sei venuto qua? Per una visita. Una visita qua? All'ospedale te ne dovevo andare, così conciato. Ma poverino, non lo trattare mica così, sai. L'avevo pregato io di una commissione. Potevate fare a meno di venire conciato in questa maniera, eh? Avete fatto la mia commissione? Sì? Bravo, venite di là, su, ditemi il risultato. Sì, muovetevi, che aspettate, sì. Via. Ma che è? Cosa segreta? Caro, per ora non posso parlare, poi ti dico tutto. Allora andiamo, sì. Su. Zucola, ossia, permette che io vada di là a casa, signorina, no? Perché no? Zucola, non sei mica geloso, caro, vero? No, che cosa può fare? Io ce la fai, vai, che caro! Allora, Zucola, io vado di là, va bene? Sì. Con permesso, Zucola. Accomodati.
Potete anche chiudere volendo. Quando sono spiritoso. È lo spirito che ho. Sta bene. Sedetevi qua, prego. Sì. Grazie. Oh. Ah, caro. Ma che cosa succede? Ti dirò tutto. Per ora non posso parlare, capita? Michelino. Suguola. Chi è? C'è il suo cognato con Lucino. Un papà. Mio cognato. Fa passare, Cicina, su. Dico, che cosa avviene? Che I cosa... tuoi parenti non vogliono che Michelino venga qua. Ecco di cosa ci tratta. Ma se ci viene pure suo padre? Non lo so, è come sono fatti. Tu non dire che Michelino è qui da noi, lo faccio uscire dall'altra porta, capito? Sì, ma mi sta apparendo la casa dei pazzi a me, questa qua. Rosino! Bello sei combinato, eh? Che fai? Che hai fatto? Ti sei rescaurato, eh? Come stai? Io bene. E lei, signora? Io benissimo. E voi, Don Lucino, come state? Bene. A proposito, si è visto mio figlio? No, vero no? Vero no che? Non si è visto suo figlio. Ah no, non si è visto suo figlio. No, suo figlio non si è visto. Colà? Chi fu? Che hai da fare questa mattina? Figlio mio, aspetto gli uomini per la paga. E voi, signora? Io mi annoio da non far niente. Volete venire meco? Che cosa? Meco con me. Dice se vuoi andare, se con meco con lui, va. Sì, ma dove? Vi conduco all'Acqua Rossa a vedere la levata delle capitoni. Chissà che cosa interessante. Interessantissima. Andatevi a vestire e andiamo. Sarebbe molto bello, ma... Cola, come facciamo con gli uomini? Non li puoi rimandare a domani? E non può essere, Emilla, non può essere. Ci sono di certi uomini che se oggi non prendono la paga domani non possono mangiare, creatore. Che peccato. Mi dispiace, Lucino. Ma perché? Per forza Colino ci deve venire. E come? Senza Colino? Ma è vero, ma avete paura che vi mangi? Oppure Colino è geloso di me? Questo è bello! Che buffa! Cola è geloso di suo cognato. Ma lascialo parlare! Che cretino! Bene, allora andatevi a mettere i finimenti e ce ne andiamo. Sì, ma di la verità. Non ti secca, vero? No, non mi secca. No, di la verità, non ti secca. Mila, non mi secca, perché mi deve seccare? Perché se ti secca? L'innaffiamo. Io ne posso fare a meno. Non mi secca, non faccio mi secca. Andiamo! Andiamo, vedi, è lui che si secca. Allora non ti secca, io posso andare, vero? No, non mi secca. Me ne vado. Come sei, caro? Sei buono. Tre volte buono. Un angelo. Faccio presto, vengo subito. Pecoraro, i scarpe, le coscine di seta sono. Scendi. A posto, Lucino. Dico, però non ci hai pensato che all'Acqua Rossa c'è umidità, le strade sono piene di fango? Vabbè, noi che ci dobbiamo andare a piedi, ci andiamo in carrozza. Beh, carrozza scoperta, mille cagionevoli, serfritta. No, ullalà, carrozza chiosa. Affaccite, vedi? Carrozza piosa, non ho capito.
Io vivo alla faccia del continente, Luscino. E perché dici così? Niente, tanto per dire una cosa. Ma voglio dire, se era una femmina siciliana che se ne veniva con te all'Acqua Rossa, alla levata dei capetoni. No, 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 lì hai ragione. Ah. In questo porco paese non si può fare la minima cosa innocente che subito ci trovano da ridire. Tua mogliere, tua moglie. Chi è? No, non me la nominare. Ah. Ma fammi piacere. Non mi nominare. E non te la nomino? Si è fatto un carattere così pesante, un carattere così permaloso. E tuo figlio? La verità è stato qui. Qui? Mio figlio. No, no, appunto, ti sto domandando, siccome non vi vedo più insieme, Lucino. No, 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 basta, non lo voglio più con me. Ah, no? No, si è buttata la mala strada. Ci credo, poverino, tenuto stretto stretto, come appena ebbe un po' di largasia, si è buttato a pesce, come tunnalore. A repigliarlo te voglio. Guarda che fai, mandalo da me che ci faccio subito una bella predica. No, no, è proprio qui non ci deve venire e tu non lo devi ricevere. Vabbè. Vada cola che te ne faccio una questione personale. Deve avere l'affronto di non essere ricevuto da nessuno dei parenti. Questo mascalzone farà butto figlio d'un cane. Approvo. Ma no, aspetta, chi fu? Chi è? Milla? Che fu questo ai ai? Nulla, tutto. No, niente, niente. Dici che ha battuto. Ah. Sbattuto? Dove hai incappato, Milla? Non ho battuto, precisamente. Mi sei impigliato il braccio nella spalliera del letto che mi ha lasciato un segno nero, nero, come di un gran pizzico. Sì, vale. Come è potuto succedere tutto questo? È strano, per sì, me. Andiamo? Andiamo. Collino, Collino, non ti dispiace? No, non mi dispiace, buon divertimento. Io sono tranquilla. Anch'io. Tanto qui hai Cicina. Cicina. Gorum, ciao caro. Ciao. Andiamo. Ti accompagno. Sì, caro, andiamo. Andiamo. Oh, un momento. Collino, pensa a me, che io penso a te. Fai tutto tu. Sarei a quella, sarei a me. Se vedemo. Quando sono spiritoso. Troppo spiritoso. Ai. Ai, ai. Quando mi hanno visto. Cicina! Cicina, guarda che fai, porta un limone e mezzo bicchiere d'acqua. Ai, ai. È rimasto solo. Caccia il limone. Ma una cosa, Ciccina, i miei parenti che sono assidui qua dentro, però... Ah, che ben a dire. Che ben a dire. Dico, questa cosa può stare tranquillo. Se la signorina Milla fosse stata mogliere per davvero, non poteva essere trattata meglio dalla sua parentela. E quella parentela? Ah, sono putte di Don Michelino e suo cognato. E basta? Eh già, ma Don Lucino specialmente affezionato, assai, assai, ma... Ci puoi citare, che sono queste voci? No, voglio dire, insomma, ma il più affezionato chi è? Mio cognato? Affezionatissimo! Non c'è giornata che almeno non viene due o tre volte. Anche quando non ci sono io? Anzi! Specialmente quando Vossia non c'è. Ah, mercoledì passato, per esempio, che Vossia se ne andò in campagna alle 6 di mattina. Alle 6:05 Don Lucino era qua.
era appostato. Vengo, sto venendo, vengo. Vengo. Sto venendo. Signore Nedda, come sia qua, eh? E come fu, come fu? Magari tu te ne fai meraviglia, Cicina. Ma bellissima, eh? Tutta la sacra famiglia vuoi. C'hai la faccia tosta di dirlo a me, tu? Guarda che fai, Cicina, porta un limone e un bicchiere d'acqua a mia sorella. No, 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 non mi portare niente, non voglio niente. Vedi là, Cicina, vedi là. Come mai ti sei decisa a venire qua, eh? Ah, meno male che me lo domandi, perché tu lo capisci, vero? Per mettere piede qua io, Maria Stella d'Uscio in Faro, ci deve essere una ragione potente. Senti, Maria Stella, non fare all'uso tuo, non fare la nervosa. Siediti e dimmi che cosa è avvenuto, che cosa è successo. Onne, madame? La tua signora, dov'è? Chiamala che io ci devo parlare. E come tu, Maria Stella d'Uscio in Faro, non ti fai scrupolo di metterti in contatto con una donna non maritata? Senti, Coro, lascia da parte l'ironia e chiamala che io ti faccio ridere, Io non c'è. Come non c'è? Onne? Non c'è, non lo so, Maria Stella, io non sono di quelle che ci contano i passi alla propria donna, lo sai. Andiamo, va. Cieco! Imbecille e rimbambito! Oh, Marastella, chi è questo discorso? Guarda che sono in casa mia, io oltretutto sono il fratello maggiore. No, io so che con le tue ridicolaggini continentali, con la tua cecità, non soltanto sei diventato la favola di tutto il paese, ma hai messo magari l'inferno in tame case. Dato casa, che cosa c'entra la tua casa? Ma c'entra, come che c'entra? Che padre e figlio si odiano per colpa di quella femmanazza che tu portasti di fora. Padre e figlio, cui? Cui. Ma marito e Michelino, Lucino stamattina con una scusa qualunque afferrò Michelino, l'ammazzò a pugni e schiaffi, ci slogò un braccio e lo aiutò fuori da casa. Ma in quale mondo campi tu, orbo? Ma scusa, ma che cosa c'entra Mila? Qua Mila e 2000! Te lo farò sapere io come si chiama questa donnazza che adescò prima mio figlio per la gioventù e poi mio marito per il portafoglio. Sono due pazzi furiosi e tu, orbo, ci tieni magari il comodo in casa. No, Marastella, insomma, che te scappa dalla bocca? Ma dico, che sei uscita? Pazza sei uscita, eh? Signori miei, ma guardate come una femminazza di niente può ridurre un uomo, se, ah, tu non ci conti i passi, è vero? All'uso continentale è quella invece di passi fa salti a montoni. Meglio una lettera, aspetta. Leggi. È calligrafia sua questa? È calligrafia sua, leggi? Leggi? E leggi? Che leggi? Aspetta, lei. Ce l'ho trovata nel portafoglio di Lucino mentre che dormiva. Leggi, sto leggendo. Signori miei, magari orbo deve andare. Va, non facciamo esagerazione, ma mamma la Stella, che io gli occhiali lo portavo prima di andare in Roma. Come ci domanda denari a Lucino? Sì, signore. Perché bisogna aveva di domandare denari a Lucino? Io non ce l'ho fatta mancare mai che gliel'ho data quando ne ha voluto. Così sono queste femminazze, frate mio, sono peggio di un pozzo, non ci sono denari che bastano. In quanto a tu, nipote, creatura mia, piangendo lacrime di sangue, mi confessò tutte cose, fu lei che lo stuzzicò, Piccirito, se vuole ci diamo un biscottino, Piccirito. Va bene, va, un giovinotto come voi tu, lui non ne voleva sapere niente, sai, per rispetto a te, ma lei ci disse, se non vuoi soggiocere alle mie brome, io mi metto con sa salanzafà. E allora lui, meschino, povero innocente, pensò piuttosto che mettersi con un estraneo. Certo, si mette col nipote, così la cosa resta in famiglia. Che poco grande. Sì, tanto tuo figlio quanto tuo marito sono due emeriti mascalzoni. No, sono due vittime, sono mascalzoni, capisci? Non volevo che ricevesse più qua suo figlio, capisci? Chi? Me la facevo una questione personale, tuo marito. Tuo marito, mascalzone! No, vittime sono, due vittime! Mascalzone tutte e due, padri e figli! Sono due vittime! Qua, senta, ti metti a sedere che mi sta girando la testa, io sì, sì, ma aiuto, chi è sta cosa, Maggi? Niente, chi è sta cosa? Niente, una cosa che cammina casa a casa. Disgraziati! Avevano un traffico qua dentro. Quello entrava dalla porta e quello usciva da un'altra porta. Disgraziati! Non dire che Michelino è qua, sai? Lo farò uscire dall'altra porta. Parevano appattate. Appattate, parevano. Quell'altro se ne viene col cotto, o braccio al collo, fasciato, l'occhio. Che fu? Sono cascato dalla mula. Schifo, povera creatura, che cosa ti doveva dire? Avete fatto la mia commissione?
Sì, venite, venite di là, non dire che Michelino è qua, sai, lo faccio uscire al posto, se ne andavano di là, chiudevano una porta e io qua, cretino, bestia. Non devi insultare così. Come non mi insulto così? Quando mi insultava tu andava bene, ora che mi insulto io, che sono la persona interessata, non va bene, sono un pordicinetto. Sono un pappagallo, cretino. Calmati, fra tutti. Bestia. Non fare così, no, calma. Cretino, ti voglio sfasciare la faccia. Grazie. Calmati. Che fu questo? Niente, ho battuto. Non ho battuto propriamente. Mi si è impigliato il braccio fra la spalliera del letto che mi ha lasciato un segno nero come di un gran pizzico. Ma qua spalliera, che spalliera? A quale spalliera? Questo dovette essere un pizzicotto di quel maleducato di tuo figlio geloso che usciva con suo padre. Un momento, che deciste? Quale padre? Quanto padre ha tuo figlio? Tuo marito? Ma come, è uscito solo con lei? Con lei, se n'è andata all'acqua rossa, alla lavata dei capitoni. E tu li lasciasti uscire da soli? E se sono uomo spiritoso, io allora che spiritoi? Imbecille, una cosa spiritosissima. Imbecille sei! Bestia. Ora ci penso io, lo vado a trovare. Cretino! Pulcinella! Disgraziato! Oh, gentile signora. Si accomodi, a mezz'ora che lo sto aspettando. Tutto a posto, come si prevedeva. Egregio signor Duccio. S'accomoda, cretino. Cretino, s'accomodi. S'accomoda, bestia. No, non ci faccia prevedere. Ignorante. Ecco, egregio signora. Il rapporto pervenuto dalla Regia Questura di Roma in ordine di quella sedicente signora. Orbo! Ma scusi, signor Duccio, ma lei con orbo. Chi ce l'ha? Non dubito, con persona intima, di famiglia. Lascia stare. Prosegue, cara signora, se ancora devo cominciare. Allora cominci. Cominci. Ignorante. Cominci. Giusto quando, eccetera, eccetera, in risposta, eccetera, eccetera, risulta questo ufficio. Eccetera, eccetera. Ma che eccetera, eccetera, signor Duccio, lei è nervoso e si calmi, per piacere. Scusa, l'ha detto lei, ha detto eccetera, eccetera. Io me lo sono inventato. Dunque, risulta a questo ufficio che la sedicente Milla Milord, altresì nota anche nei programmi di varietà come Elsa Spada, è vecchia conoscenza della questura. Infatti, sotto il suddetto nome di Elsa Spada, subì regolare processo per falso in cambiali. Bellissimo. E fu assolta per non provata reità. Ma nel processo emerse... Emerse. Perché che cosa ho detto? Ho sbagliato. No. Non ho detto emerse. No, la verità disse emerse. Ma scusi, ho detto emerse, che voglio sapere che cosa hai emerso. Emerse che le sue vere generalità sono le seguenti. Oh. Nome. Milla. Concetta. Milord. Cafiso. Concetta Cafiso. Ma che si chiama Concetta Cafiso? Concetta Cafiso di padre. Di padre colonnello, del genio. Ignoto. Appunto, ignoto, ignorava tutto, non era a conoscenza di niente il povero colonnello. Non ci sta, non esiste proprio. Bastarda. Ecco. Di padre ignoto e della fu. Contessa Verzellini, distintissima. Rosaria Cafiso. Ma come perché? Cafiso la madre e Cafiso la figlia. Due Cafisi. L'età di allora, 3 anni fa? 19 anni. 29 anni. Dorata, 10 a 10 se la leva. Sta femmanazza! Luogo di nascita? E questo lo so, Rimini. Val Guarnera di Sicilia. Come ha detto, scusi? Val Guarnera di Sicilia. Ma come, Val Guarnera... Val Guarnera Carropipi? Esatto. Val Guarnera Carropipi. Val Guarnera Carropipi in provincia di Caltanissetta. Ecco, sta scritto qua. Legga. Marastella! Carropipane! Marastella Carropipane di Carropipi! Di Carrapipi, Ma le dico, signor Duccio, ma che importanza ha se è siciliana? Come che importanza ha?
Ma lei lo capisce che vuol dire? Se era continentale, marciava all'uso suo. Continentale di nascita, lei continentale di adozione io. Ma essendo siciliana e sapendo come si costuma dalla nostra parte, vuol dire che ve l'ha fatto in piena facoltà mentale e con tutti i sentimenti. Io potevo fare il continentale con una continentale, ma con una siciliana devo fare il siciliano con forza. Io ora mi devo compromettere. No, si calmi, guardi, qui non si deve compromettere nessuno, assolutamente. Signore Meri, da rapapana, gli sputava l'ossa dei fichedenti, ah! Sputava! Disgraziato, potevo mai supporre io che una carrapapana poteva avere l'ardire, capisce, di cantare a Roma dove c'è il Quirinale, dove c'è la cristianità, dove c'è il Basilico di Massenzio, dove c'è il Pincio, capo del mondo, signore Meri, questo ha avuto la sfacciataccia di cantare là. Disgrazia che ha mangiato una posizione. Vero, sta femminanza, l'ha rovinato. Niente, sempre mandando denaro, robbi e pacchi a una sorella sua di Palano. Ma che sorella e sorella, quella era un'amica complice. Certo, il pace contessa, marcio colonnello, tutto morti, perché questi parenti l'hanno tutto morti. Pola, hai sentito, pace ignoto. Bastarda. Ma dove l'ha conosciuta lei, signor Conte? A Roma, alla pensione Violetta di via Frattina. Andava al Trianon, capisci? E io a sera me la andavo a prendere e me la portavo al tabletotto, tutta vestita di geisha. Una sciandosa. Stonata peggio di un piatto rotto. Tutto la fischiavano, tutto quanto. Io solo ci battevo le mani. La so, ogni sera, bravo! Brava! L'arrivolemo! Brava! L'arrivolemo! 5-10 lire a sera a una diecina di maleducati della zona per farci fare la clac. Capisci che si vergognavano pure loro a farci la clac, che volevano un soprapprezzo per indennità a rischio. Disgraziati! Poi mi ricattava. Ah, io voglio la corbella stasera, se no non canto. E io... Corbella, portiamoci la corbella a Milla. Poi capisci, mi sento languida, mi deve portare a mangiare, capisci? Che poi portava a mangiare a me. A chi mi invitava, e 20-30 di questa della società romana, morta da fame, si portava tutto a mangiare, tutto mangiava, non potevo vaccinare, a bacio. Tutte queste porcherie che io non posso mangiare perché mi fanno acido, io pagavo, loro si umbriacavano, ebri, e poi saliva sul tavolo e cominciava a ballare. Il mio corno lo tengo qua, Masoro, Marastella, lasciamo respirare. Sì, Fratuccio. Disgraziata, mi ha mangiato la vita. Vero. Ma devo fare adesso? Signore, stai calmo. Ma devo fare? Sì, calmo. Stai calmo. Mi calmo, mi ha rovinato. Il commissario. Dio mio. Mi ha rovinato. Te lo do. Stai calmo. Per la mia, non potete... Ma la fate una cortesia? Sì, tutto quello che vuoi. Lei mi vuole bene. Come no? Mi rispetta. Sì. Non mi giudichi male. Io, se tu mi vuoi bene, me la fate una cortesia. Tutto quello che vuoi. Io devo sfogare. Sì, hai ragione. Mi faccio di scippare l'occhio. No. Si deve uscire ora più nel paese con questa gente qua. Pensare. Io mi vado. No. Mi vado con cieco cola. No, mi vado con cieco cola. No, nessuno ci deve pensare. Ma. Io dico, caro signor Duccio, ma dico, che c'è bisogno di far sapere a tutti quanti che è siciliano? Quando lo sappiamo che noi tre soltanto. 1, 2 e 3.
La signora non parlerà. Oh, io, per carità, per carità. Lei non parlerà. Io, naturalmente. Ciurisce a tutti. Oh, non posso, segreto d'ufficio. Vabbè, poi chiudo l'ufficio e ce lo vado a raccontare a tutti. Mi perdono, non so più, però non ho fiducia più di nessuno. Guarda, è una brava persona, il delegato. Senti, frattuzza mia, sai che cosa deve fare? Ora, quando torna quella signora, tu la devi mandare via bello, liscio e pettinato. Ecco, vede, signor Cola, che tutto si aggiusta senza bisogno di allarmarsi tanto, eh? Allora, signore, io me ne vado, Grazie tanto. Arrivederla, signor Duccio, e calma perfetta, mi raccomando, eh? Io la ringrazio per tutto quello che ha fatto, come l'ha detto, per insomma, tutto quello che ha potuto fare. Grazie. Arrivederla. L'accompagno, l'accompagno. No, un accompagno, no. Non accompagnare nessuno. Se no, se resto solo, un'altra ne faccio. Ha ragione il signor Duccio. È bene, signora, che lei resti qua. Anzi, faccio una cosa. Quando viene quella signora, lei si nasconda, eh? Pronta però a intervenire nel caso di qualche debolezza di noi. Arrivederci. Grazie, grazie ancora una volta. Arrivederci. Cosa? Che fai ora? Piangi? Non è così, frutto. Beh, mio nonno, io non ne posso fare anche se... Vieni qua, vieni qua, vecchio. Vecchio, no, che vecchio, ma che... Io non ci volevo andare a Roma. Te lo voglio. E poi mi hanno detto di seguire poi a Roma. Guarda, tu ti devi calmare, fratuzzo mio. Guarda, e poi ci sono sempre io qua vicino a te, eh? Tu Soruzzo. Io Soruzzo, tu non mi devi mancare mai. Sempre con me. Sempre con me devi stare. E poi c'è Clementina, creatura. Tu lo sai che sei fatta fidanzata col tenente Galletti. Boh, la figlia, hai visto. E poi non c'è Michelino, eh? Grazie a Dio. Sento una cosa, guarda, sai che cosa deve fare tu? Ora te ne vai in campagna, così tu te ne vai a caccia, ti distrai e ti ascolti, E poi ti ascolta mia, fratuzzo, lasciale stare le femmine che non sono cose per te. Oh. Signori miei. Ho deciso. Bravo, bravo. Lo faccio, sai? Sì, sì. Tutto mio fallo, fallo. No, lo faccio subito, anzi. Ho deciso, lo fai, levati. Che vuoi fare? Levati da qua. Cola, per carità, ma c'è mia... Levati. Che vuoi fare? Cola, fratuzzo, vado! Levati, signori miei, credevo che si buttava dalla finestra. Comanda! Non, aspetta. Dunque, fai quello che ti dico io. Hai avuto paura? Ma scandale. Non ti scandare. Guarda che fai, vai di là. Affacciati dalla finestra della camera da letto. Sì. Appena sento il rumore della carrozza, mi avvisi. Sì, e ora combino tutto io. Mi raccomando, fratello. Una quota preparata. Vai, non, mi raccomando. Tu vieni con me, dove è la chiave del cassettone? Là dentro. Cammina con me. Sono nel campanello, vai ad aprire, ma non dire alla signorina che sono qua. Nudo, muta tu devi stare, sennò ti ammazzo. Non me ne ha date, non me ne darà mai nessuno. Mi ha fatto una scenata perché abbiamo ricevuto qui quello stupido di suo figlio. Ed impone che non lo si riceva più. Io l'ho piantato in mezzo alla strada e sono tornata indietro a piedi. E quello a seguirmi in carrozza urlando. Sono entrato in paese, l'ha smessa.
per non compromettersi con quel carabiniere di sua moglie. Senti, io non voglio vedere più né lui né quello stupido di sua figlia, hai capito? Sta bene. Oggi tanto mio nipote quanto mio cognato e mia nipote Clementina saranno a pranzo di a me. Ah, sì? Te ne starai con loro soli perché io me ne andrò via. Con quei passi furiosi non voglio avere più relazioni di sorta. Sta bene. Sta bene che? Quello che hai detto. E cioè? E cioè che starò a pranzo con loro sole. Ma che significa questo linguaggio? E quel berretto che ti ci hai messo in testa? E quella pipa puzzolente che fumi? E questo marrugio non l'hai visto ancora? Ebbene, spiegati, che significa? Significa, cara Milla, che mi stoffai di fare il continentale e sono tornato siciliano puro sangue. E con questo? E con questo torno a usare pipa di rasta con canna di canna, berritta col giummo ed altri oggetti casalinghi. Ah, che spiritoso! Non solo, ma mi sono stoffato anche di a te. Cosa hai detto? Non mi capisci? Ah già, la danimarchesa non comprende. Tu mi stoffaste. Non mi confanfareggi più, insomma, tu non m'aggrada, va, manco. Ma cosa, non ti piaccio più, eh? No, e sai perché? Perché? Capisci se continentale. Ma guarda, ma io ne voglio una sicula del vero centro della Sicilia, dell'antica Secania, della Trinacria, che so, di Valbarnera Carrapipe, per esempio, provincia di Caltanissetta, una di quelle che si mangia i fichi d'India senza sputarci l'ossa, di quelle che sa capire mammaraccio, non mi decoliare, non m'attruzzare, vire capegno, vire cangugno, ietta sciuppio. C'è dell'altro? E perché non ti basta? Anzi, ne ho d'avanzo, mio bel bellano! Prego, prego, non si insonzi! Lo sa che significa non menzonzi, non menzonzare più che mai insonzato abbastanza? E davvero non voglio più insudiciarmi con uno come te! Prego, prego! Ero così stufa di stare con un tipo buffo come te! Troppo gentile, signora! Guarda che me ne vado, eh! Che fattini? Questo è troppo, io me ne vado! Ancora qua sei? Considera che me ne sono andata! No, io non considero niente, tu te ne devi andare proprio! Eh? Addio! Acqua davanti e vento di dietro! Vecchio sanguinato e fuggi cinetta, con giallo! Siciliana, io Marastella, l'hai sentita? Siciliana! No, tu che non te ne volevi fare capace! Sì, figlio, ma mi feci una impressione! Milla con la valigia, Milla con la valigia! Milla con la valigia! Che succede? Va via, se ne va. Oh, Don Lucino c'è. Dov'è? Guarda, laggiù, sta venendo. Non si incontrano. Se n'è proprio andata. Ah. Sei contenta, Roduzzo? Sì, senti qua, fischia Milla. E ora invece di Milla mi trova a me. No, lascia stare a tuo marito, lascia, non ci dire niente. Un rombo io, Lucino. Hai visto, fratuzzo mio, che tutte le cose si sono accomodate. Vai a casa, non ci dire niente. Non ci dico niente, la pace, si stai tranquillo. Tu, e fammi stare tranquillo magari. Ma le cose che hai bisogno, tu mi chiami. Che c'è, cola? Che è successo? L'appendice? No, niente, niente, non ti preoccupare, non posso rilassare. Postami. Un bello. Baciami a Clementina. Sì, ciao. Poi, vai. Ciao. Non ci deve niente a tuo marito.
Mammina. Però se mi devono spaccare un'altra volta non ci vado più a Roma. Lo faccio spaccare qua, nel mio paese. Con paesano? Caro signor Cece, io sono Basilisco. Che bestia questa picciotta! Lo compatisca, signor tenente, no, sa? Non lo strapazzare così, povero signor Cece. Su, via, venite qua, su. Sedete vicino a me, da bravo. Posso sederle accanto io pure? Eh sì, se non avete ancora detto male di me. Vedete che scilinguagno, che verve che ha che spirito. Non mi avete ancora baciato la mano? Se Don Cola permette. Oh! Cola! Che fu? Non hai udito? No, no, non ho udito. Attendi il tuo permesso per baciarmi la mano. Che stupido! Che sciocco! Bacia, bacia, cretino, bacia. Don Cola, allora io magari, Ma sì, come magari? Vai, vai pure, bacia, bacia. Vede, signor tenente, come sono questi ragazzi? Appena si vedono un po'. Sa, però abbondano. Se non si ci gira i rubinetti, non la finiscono più. Allora, se sa, c'è un poco di pazienza, basta, E che c'è? Basta. Vossi è prima dà il permesso. Va bene, permesso, figlio mio, questo congedo, Non è permesso. Allora, poi, facciamo un po', Signor Prete, prego. Cara signora, lei si trova bene qua giù? Ah, benissimo. Scusami, la... Veda! Per me questa non ci capo. È una villeggiatura della quale avevo tanto di bisogno, perché l'arte mi aveva un po' sciupata. La facevo con molta passione. Allora lei è artista? Ah, che vuol dire? Artista lirica. Cantava l'Otello, l'Ernani, sì, sì, il Mefistofole, la Petafli, prima stella assoluta di Cantello. Mi congratulo, mi congratulo. Allora questo per lei è un riposo. Oh sì, un dolce riposo. Dolcissimo. E poi veda, la Sicilia è così bella. Tutti questi colori, tutti questi odori. È che odore della Sicilia. E poi cose così chiare, gentile e premuroso. Bondato, mille. Indulgente. Bondato. Non credevo di trovare in un siciliano un tipo di così facile adattamento ai nostri usi.
po' spregiudicati, se vogliamo. Vabbè, per lei. Ma spregiudicati nel senso buono della parola. Spieghiamoci. Sì. Non è vero, cosa? Io e Milla ci siamo capiti subito. Ah, sicuro. La stessa reciproca fiducia. Ma poi, un uomo delizioso, il mio Colino. Guarda che fai, Milla. Cola, chiamami Cola qua, sai, Cola. Perché? Qua, Cola. Così caruccio, Colino. Sì, è caruccio, ma vedi, è più adatto per un bambino, per un giovanottino. Io oramai sono un uomo adulto. Ma tu sei caro, indulgente, gentile. Lo so, ma vedi, cara Milla, del resto qua non è che era tanto facile trovare un simile adattamento, sai, qua. Già, perché non tutti siamo stati in continente come a Don Cola. Sì, perché nel caso ci andavate voi altri e tornavate con l'aria continentale come me. Io avevo la predisposizione, io avevo l'ispirazione. Io, appena ho passato lo stretto di Messina, subito ho detto sono a casa mia, senza scosse. Io vorrei sapere che cosa intendete dire tutti quanti siete con questo tono ironico. No, dico tutto all'uso continentale voi. Barrata, massaggi, fregagioni. Ah, e me ne vanto. Viva la faccia del continente. Dove c'è gente evoluta, gente di spirito. E non gente incotronita nell'ignoranza e nei pregiudizi come qua. Signori. Come va? Caro signor Cesei, mi rispetti. Grazie. Stavamo parlando appunto di questo. Prego, prego, prego. Lo dica, a questi selvaggi, che altro mondo, che altro spirito che c'è in continente. Qui si muore di ipocondria. A dire la verità, qua in Sicilia mi trovo benissimo, sì. Ho trovato tutta gente gentile, ospitale, piena di cuore. Ah, certo, per questo sì. Col forestiero noi ci comportiamo bene. Il forestiero per noi è come il verme nel formaggio. E tra di noi che ci ammazziamo e ci spariamo per lui. Ma qui è un'altra cosa, il forestiero sta benissimo. Basta che non guarda femmine, però. Se no, con la prima scopettata ci fanno saltare la testa. Lei cerca la testa e non la trova. Ma del resto qua lei, le femmine, le donne, dove le vede? A dire il vero. Va bene, ma ora c'è la vostra signora, Don Cola. E lei, tenente, può corteggiare perché Don Cola lo permette. Caro signor Liborio, non mi spingerò mai a tanto. No, signor tenente, lei si deve spingere, altrimenti mi costringe a spingerlo io. Io voglio dare una lezione di saper vivere a questo animale selvaggio. Eccomi qua! Sì. Oh, buonasera. Sì, buonasera. Tu, ciao. Vieni. Signora. Il tenente Galletto, la mia signora, Milla Milord, romagnola. Suo. Passate avanti che adesso arrivo. Signora! Oui, je suis là! E ora non l'ho capito. Come non l'hai capito? Ti ha detto io sono qua, ancora la coppola di me. Levati, io sono qua. Aspetta che parli, invito. Scusi, dico, ma a lei ci piace di vedere giocare a biliardo? Oh, ma mi piacerebbe di più giocare, veramente. Giochi! Sì, signore! A Boggetta? No, a Bazzica, Carambola, a Carolina! A Bazzica! Allora, se vuole, se la fa una partita con noi! Ma sì, che me la faccio, andiamo, ragazzi! Brava, signora Milla! Su, ragazzi! Andiamo tutti, come vuole! A biliardo! Andiamo tutti, forza! Andiamo! Oh. E dove vai? Come dove vado a giocare a biliardo? Se viene tua sorella, non trova nessuno qua, piglia e si ficca là dentro. Tu aspetta qua. Perdon, scusi, signor tenente. Sì, cosa sì. Fa sulla porta? Aspetta forse qualcuno. No, nessuno. Allora venga con noi, se andiamo, venga, signor tenente. Signora Milla, venga, ragazzi, vengo. Andiamo, su, si spinga. Avanti. Permette che mi spinga? Si spinga. Carino, vieni anche tu, caro. No, purtroppo sono in castigo. Voi che fate? Non giocate? No, signore, non gioco a biliardo io. No, e perché?
perché non so trattare con le signore continentali. E poi non mi so privare del mezzo toscano. È vero, Milla, che ho sentito sto. No, per niente. Difatti, anche per l'accento. Vero. Ah, sì? Non si sente che il siciliano Don Gola? No, non dobbiamo stare così. Si sente, sì. No, non si sente. Un pochettino, ma si sente. Ma io, vede, signor tenente, io col contagio. Col cosa? Col contatto, appena passo lo stretto di Messina che mi porta in Roma, io ho subito la facoltà di prendere la corca. Venti in tirintina! Che poco di giochi! Fermatevi, basta la vostra! Le possono acciaccare. Buona. Chi è? Che fu? Chi è? Mi dice la testa che oggi qua finisce a pasticcio, finisce. E perché? Fai conto che viene tua sorella con Clementina. In ba. Trovano la tua signora qua, che succede? Insomma, voi altri che vi siete messi in testa che io non devo far entrare Milla nel circolo? Io sono socio, vicino. Dico questo, ma leviamo l'occasione, no? Si può trovare una scusa e far entrare la tua signora nella sala di biglietti. E vabbè, trovala tu la scusa, perché io di queste figure con le donne continentali non le voglio fare. Parlaci tu. Perché no? Come ho? Perché? Io non ho confidenza, non ci ho parlato mai. Parlaci, pecoraio, parlaci. Vedrai che donna gentile, squisita, che è spiritosa. Avanti, vai, levaci un berretto. Avanti, può parlarci, forza. No, non è quello. No. La seconda. Aspetta, facciamo così, va. Ehi, signori, chi se la vuole fare una partita a biliardo, eh? Questa è una bella idea. Gioco. Tu, Delia. Prontissimo. Sì, gioco. Tenente. Sì, Tenente. Una partita a biliardo. Bellissimo, partita a biliardo. Una bella partita. Don Lucino, se se la passa a Sa, sì, sa, 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 s